Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly. Siamo soli nell'universo? Il buon Zuse diceva «Io sono un essere umano, dunque non sono una stella, per cui decisamente non sono un sole. Anche tu sei un essere umano, anche lui è un essere umano, anche lei è un essere umano. Siamo esseri umani, dunque non siamo delle stelle, per cui non siamo soli». Per cui decisamente sì, nell'universo non siamo soli. Scherzi a parte, oggi cerchiamo di parlare un po' di questo argomento, ma per farlo voglio anche presentarvi un canale YouTube molto molto particolare. Cominciamo quindi questa puntata di Diario di Viaggio on the Road. Sigla! Il canale YouTube di cui vi parlo oggi è un canale britannico ed è di un divulgatore scientifico con la passione per gli effetti speciali. E avere divulgazione scientifica ed effetti speciali, credetemi, è un'accoppiata vincente. È un canale divertentissimo, ci sono dei contenuti veramente molto ben fatti e presentati in una maniera decisamente molto divertente. Cominciamo, lui è Dom e il canale è tutto. Tutto quanto, tutte le cose, tutto quello che si può pensare. Oddio, è un gioco di parole inglese difficile da tradurre, infatti il suo canale è Everything. Link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, iscrivetevi, come ripeto è veramente molto bravo e merita tantissimo. Come dicevo, la divulgazione scientifica accoppiata agli effetti speciali dà dei risultati fenomenali, e quindi per vedere un pochettino questi contenuti divertenti, di grande intrattenimento, ma anche di grande contenuto scientifico, direi di cominciare facendoci una domanda. Cosa succede quando si viene colpiti da un fulmine? Andiamo alla scoperta di quali sono i fenomeni, quali sono le situazioni correlate all'attività elettrica, alla scarica elettrica, tutto quanto con la simpatia, la frizzante simpatia di Dom, anzi la elettrica simpatia di Dom, e questo primo video che vi segnalo, che è appunto intitolato «Cosa succede quando si viene colpiti da un fulmine?», in cui vediamo l'analisi della situazione con una bella presentazione, scientificamente accurata, ma anche visivamente molto accurata. Accattivante. Cosa succede quando si viene colpiti da un fulmine? Vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, vedrete che lo troverete molto interessante, ma anche molto di intrattenimento. Parlando di video con grandi effetti speciali, siamo sull'ordine quasi del film di fantascienza, e infatti perché non parliamo di un argomento che più che scientifico è quasi fantascientifico, però lo facciamo con un occhio proprio alle basi scientifiche dell'argomento? Parliamo infatti di viaggio nel tempo. Non tanto di viaggio nel futuro, però in parte anche di quello, ma soprattutto di viaggiare nel passato, tornare indietro nel tempo. È una situazione possibile? È una situazione plausibile? O rimane solo un sogno da film di fantascienza? Analizziamo quindi questo secondo video, che ha uno stile veramente cinematico e molto divertente, che è appunto intitolato «È possibile il viaggio nel tempo?», in cui il nostro Dom va un po' ad analizzare quali sono le teorie a proposito del tempo, quali sono le teorie a proposito della possibilità di costruire un viaggio nel tempo, e quali sono le limitazioni con cui ci troviamo a dover combattere. Per cui il secondo video che vi segnalo del canale Everything è intitolato appunto «È possibile il viaggio nel tempo?», video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. Lo troverete molto interessante, molto ben realizzato anche, come ripeto, a livello cinematico, è veramente un'avventura molto divertente, oltre a essere di grande intrattenimento, è sicuramente molto interessante per l'approfondimento dell'argomento. E infine, come ultimo video che voglio segnalarvi del canale, veniamo un po' all'argomento del giorno, e veniamo a analizzare la domanda «Siamo soli nell'universo?». Più nello specifico, chiediamoci se ci arriveranno mai notizie o contatti da parte di civiltà extraterrestri. E consideriamo che, alla luce delle scoperte attuali e alla luce dei tempi che possono essere necessari per il viaggio interstellare, probabilmente i contatti che avremo potrebbero essere non tanto con delle civiltà, quanto con la tecnologia.
di altre civiltà. Infatti il terzo video che vi voglio segnalare, che secondo me è molto interessante al di là della realizzazione cinematograficamente parlando, che è divertentissima e molto ben curata, è intitolato «Perché gli alieni saranno delle sonde», ed è un'analisi, secondo me, molto intelligente della possibilità che abbiamo in futuro, se ci sarà questa possibilità, di venire a contatto con civiltà extraterrestri. Ed è una cosa molto interessante di cui parliamo fra poco. Per il momento è il terzo video che vi segnalo, «Perché gli alieni saranno delle sonde», video linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, lui è Dommy, il canale è Everythink, iscrivetevi al suo canale perché è veramente molto interessante, ma anche molto divertente, e c'è molti cura nei video che realizza. E veniamo un po' all'argomento del giorno. Dobbiamo considerare le lunghissime distanze che ci sono nell'ambito spaziale, nell'ambito galattico e nell'ambito intergalattico, e considerare che con le conoscenze che abbiamo lo spostamento a lunghissime distanze può richiedere non solo grandissime quantità di tempo per riuscire ad arrivarci, ma mano a mano che aumenta la nostra velocità e si avvicina a quella della luce, c'è anche il problema della dilatazione del tempo. Ora, un autore, Dean Koontz, in un romanzo, Strangers, analizza questa cosa in una maniera che io ho considerato poetica. Non vi faccio spoiler su questo romanzo, se non l'avete letto ve lo consiglio di recuperarlo. È un romanzo di fantascienza, ma è veramente molto molto poetico, l'ho trovato così poetico. È un romanzo di fantascienza in cui in realtà la parte fantascientifica è letteralmente l'ultimo capitolo, tutto il resto è una specie di giallo molto complesso che si chiarisce solo nell'ultimo capitolo, e nell'ultimo capitolo si parla anche marginalmente, appunto, del problema della dilatazione del tempo. Non voglio fare spoiler, come ripeto, a questo punto voglio semplicemente chiedervi: secondo voi, scherzi a parte, siamo soli nell'universo? Siamo l'unico pianeta che ha sviluppato forme di vita intelligenti? Oppure lì fuori, con la grandissima quantità di stelle, di pianeti, che possono essere nella fascia in cui è possibile sviluppare la vita, si saranno sviluppate altre forme di vita? Sono state viste tracce di amminoacidi e di molecole complesse in comete, in situazioni similari. Quindi diciamo che la vita molto basilare, gli elementi per comporre la vita ci sono in tutto l'universo, quindi questo è ovvio. Ma noi parliamo di vita intelligente, vita come si è sviluppata sul nostro pianeta, con esseri che hanno scoperto, non so, la matematica, la fisica, che hanno capacità sociali, capacità di relazione sociale. Che cosa ne pensate? Io sono molto positivo, ma resto comunque del parere che difficilmente riusciremo mai ad avere un contatto diretto, proprio per via delle grandissime distanze che ci separano. Ci vogliono intere ere geologiche per riuscire a comunicare con pianeti lontani, ci possono volere veramente migliaia, se non milioni di anni per mandare un segnale radio su un pianeta e ricevere una risposta, quindi figuriamoci. Andate a dare un'occhiata ai video di Dom, vi faranno pensare, soprattutto quest'ultimo video sulle sonde extraterrestri, perché in fondo è anche quello che stiamo facendo noi. Noi, per esempio, su Marte abbiamo mandato alcune sonde. Fondamentalmente, se ci fossero dei marziani, il primo contatto che avrebbero avuto non è tanto con i terrestri quanto con le sonde, i macchinari. Molto probabilmente questo potrebbe essere il nostro primo contatto extraterrestre. Ma, ripeto, è una cosa, secondo me, da approfondire molto meglio, ma per il momento parliamone così, en passant. Parliamone, come sempre, qua sotto nei commenti, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Bene, anche per oggi abbiamo concluso. Se sono riuscito a farvi conoscere un canale YouTube di divulgazione scientifica interessante, o se sono riuscito a stuzzicare la vostra attenzione parlando anche di vita extraterrestre, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, anche con i vostri amici extraterrestri. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E quel buon profumo di nuovo iscritto è magico, come se venisse da un altro pianeta. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e ricevere occasionalmente piccole curiosità dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare.
Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!